interista com'era? Campionato riaperto, sì. No, è per confermare, perché meno 15, campionato riaperto. Vabbè. Comunque. Spezia 2, Inter 1. Quanta goduria per tutti quegli interisti chiacchieroni che parlavano dopo la vittoria, dopo la nostra sconfitta con la Lazio, campionato riaperto, papà. Sì, 2-1 dello Spezia. Grandi Liguri, che li fanno tornare sulla terra. Grandi Liguri ragazzi, grandi Liguri. Che nonostante non abbiano fatto una partita splendida, però grandi Liguri, ci hanno fatto piacere. Vengo in Liguria a festeggiare domani. Sto scherzando ovviamente. Comunque, a parte l'euforia, 93esimo, ultimi 3 minuti in live di Spezia Inter. Sperando non succeda nulla, perché sennò clamoroso. Comunque, la solita Inter, ormai lo commentiamo in ogni singola partita, la solita Inter, che perde punti con le piccole, che crea una mole di occasioni ma non riesce a concretizzarle. Insomma, quando ci ritroviamo a fare video sull'Inter, ci ritroviamo a dire sempre le stesse cose, perché è così. Un Inter che crea tante occasioni ma che non concretizza, adesso ritornando più seri, un Inter che crea tante occasioni ma non concretizza, un Inter imprecisa, un Inter che si fa buttare via punti importanti per la Champions, che ormai lì sono tutte in lotta per la Champions, quindi una bella lotta Champions, veramente vincente, quindi tu perdi punti importanti che con le piccole quest'anno hai sempre dimostrato di essere mediocre, perché con te le piccole diventano forti, perciò perdi altri punti importanti. La partita inizia bene, per carità, perché l'Inter ha prestato brutto la partita, però il calcio è strano, ragazzi, vedete? Il calcio è strano. Due tiri in porta dello Spezia, due gol e si porta la partita a casa. È così. 95esimo e 30, comunque, ultimi 30 secondi, penso, che ormai abbia vinto lo Spezia. Inizia subito bene, poi al 13esimo un contatto in aria da Ambrosio Caldar, dove c'è il rigore. Lautaro lo tira male, lo tira su Drangoschi parato, e poi da lì l'Inter non si demoralizza comunque, crea comunque una marea di azioni, ma non riesce a concretizzarle. E nel secondo tempo cambia qualcosa all'interno dello Spezia, nonostante comunque l'Inter abbia la stessa pressione e crea con la stessa volontà. Semplici cambia qualcosa, mette il 3-4-2-1, inserisce Maldini, al 55esimo arriva la svolta, perché su un pallone bellissimo dalle retroguardie, dalla difesa, Zola tiene che una bellezza, Zola protagonista della partita, gol della vittoria e assist, incredibile, palla a Maldini che la mette angolatissima, dove Andanovic non ha tante colpe, e fa 1-0. Poi all'83esimo Lukaku mi tiene in vita al fantacalcio, ma tiene in vita anche l'Inter, che dopo un po', sono svegliati troppo tardi, che dopo un po' trova il gol su un rigore, perché Salvo Ferreira era intervenuto duro su di lui, tira imparabile all'angolino basso di sinistra e 1-1, intanto gol. Poi l'Inter è finita qui, l'Inter perde. All'85esimo, su un altro rigore, partita da 3 rigori, mamma mia. 85esimo, rigore di Zola, battuto, perfetto, gol 2-1. Lo Spezia con 2 tiri in porta e 2 gol si porta a casa la partita. Inter, che stiamo a parlare sempre della solita zuppa, imprecisa, perde punti stupidi e adesso si ritrova lì, seconda, a 50 punti, a meno 15 dal Napoli, campionato riaperto, a più 2 sulla Lazio a 48 punti, a più 3 su quarto e quinto posto Roma e Milan a 47, a più 8 dalla davanti a sesta a 42 punti. Ci mettiamo dentro anche la Juve, che senza i 15 punti di penalizzazione era lì. E lo Spezia invece dà una bella spallata alla salvezza, perché 24 punti più 6 sul Verona 18esimo. Mamma mia, i Liguri, i Liguri.